Eccoci qua. Questo sarà un video un po' sperimentale per quanto riguarda il montaggio. Era un po' che volevo unire il gameplay inerente al discorso del video, così, beh, ecco fatto. Lasciami un commento per farmi sapere che ne pensi, condividi il video se ti piace e iscriviti per non perdere gli aggiornamenti. E ricordati che in descrizione ci sono i link ai miei social e alle fonti. Bene, direi che possiamo cominciare. Questo video può essere visto come approfondimento al video sul ninjutsu, sulle arti occulte e, perché no, anche su quello di Naruto. E in più mi era anche stato richiesto, quindi mi sono sentito quasi in dovere di farlo. Cos'è il Kuji? Risposta breve, sono i gesti che fanno i ninja con le mani per attivare dei poteri particolari. Il video è finito, ciao! No, ok, dai, vado con la risposta lunga e noiosa, poi però non ti lamentare. Kuji vuol dire semplicemente 9 caratteri. Questa pratica ha origine nei mudra della religione indù, per poi essere introdotti in un testo taoista cinese nel 317-318 d.C. Conosciuto come Bapuzi, ovviamente io il cinese non lo conosco, quindi sbaglierò come ho sempre fatto le pronunce. Per poi arrivare, non si sa bene come, intorno all'VIII secolo in Giappone attraverso il Jodo-shu, un ramo del buddismo, e lo Shugendo, una religione del VII secolo che unisce credenze, filosofie, dottrine e rituali dello shintoismo e del buddismo. La mescolanza tra culture ha dato numerose varianti dei kuji originali, ma nel contesto delle arti marziali vengono utilizzati i simboli taoisti originali. Questi gesti erano usati da chi voleva elevarsi spiritualmente e aiutarsi durante la meditazione, chiamando la pratica del kuji in modo diverso a seconda di quello che stai facendo. Ad esempio, Kuji-in significa 9 sigilli delle mani e si riferisce ai soli gesti delle mani. Kuji-kan vuol dire visualizzazione delle 9 sillabe ed è sostanzialmente la meditazione. Il Kuji-no-shingon si riferisce solo ai mantra, cioè l'espressione sacra ripetuta in loop, tipo una roba del genere. Per l'intero rituale, che comprende gesti, mantra e meditazione, si chiama Kuji-ho. Questa pratica era tanto bella che i ninja hanno detto: "Ehi, ma perché non lo facciamo pure noi?" E insieme a loro ci si sono messi anche quelli della scuola Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu a utilizzarli e a studiarli insieme a loro. Questo però è successo parecchio dopo l'arrivo dei ninja e del ninjutsu. Nell'ambito marziale il Kuji è chiamato Kujikiri, cioè tagli dei 9 caratteri. Sono in totale 81 simboli che si possono fare, diversi per ogni scuola, ma 9 sono i principali, sempre uguali, utilizzati perché si pensava potessero dare capacità speciali come migliorare le proprie capacità fisiche e mentali, influenzare il comportamento degli avversari, l'ambiente circostante o esorcizzare i demoni. Nel Kujikiri il pollice rappresenta la sorgente del potere e le altre 4 dita rappresentano i 4 elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Le dita delle mani corrisponderebbero ognuna a uno dei meridiani della medicina cinese e il Kujikiri farebbe da stimolante di tutto il sistema energetico. E per completare il giro, la mano sinistra è considerata Yin e la destra Yang. Per taglio si intende che questi simboli vengono prima fatti e poi tagliati nell'aria o sul palmo della mano con un dito. 5 in orizzontale e 4 in verticale, alternati. Adesso possiamo vedere cosa rappresentano questi 9 simboli. Rin, potenza, per mente, corpo e spirito. Pyo sta per energia, direzione energetica. To, armonia con l'universo e se stessi. Sha, guarigione, cioè la capacità di guarire se stesso e gli altri. Kai, intuizione, cioè una specie di senso di ragno che percepisce il pericolo e magari sente anche gli intenti delle altre persone. Jin, consapevolezza, cioè la praticamente telepatia, nascondere i propri pensieri agli altri. Rezu, la dimensione, cioè il controllo dello spazio e del tempo.
Zai, creazione, che si intende il controllo sulla natura e sull'ambiente. E infine Zen, l'illuminazione, cioè praticamente diventi Dio. Ovviamente però questo è il significato dei Kuji nel ninjutsu. Nelle pratiche religiose ha altri significati ed essendo un rituale adattabile ad ogni esigenza, è possibile che continuerà a cambiare e ad avere significati differenti. Ad oggi il Kuji lo troviamo in tutti quei media che hanno a che fare coi ninja, tipo appunto Tekken, Dead or Alive, Tenchu, Naruto, eccetera. Però lo troviamo anche nel videogioco Ghostwire Tokyo. E questo non me l'aspettavo, sinceramente. Comunque, io credo di aver detto tutto il necessario. Grazie per aver guardato, ricordati di lasciarmi un commento. E noi ci vediamo alla prossima. Matane. Ready, kite, jin, rip, set, then. No, you're hopeless. Ah.